Prati finite nel mese scorso, nel mese di giugno, ma non lo so se sarà un'abitudine, sempre lo farò, però se si accumulano dei prodotti, io ci tengo a farveli vedere. Sì, oggi sono truccata, stranamente ho lasciato il trucco, non so cosa riuscite a vedere perché si è accesa un po' la luce qua, così almeno si ha un po' più di luce. Oggi ho usato la palette di Kat Von D, Scent and Sinner, non lo so se la conoscete questa qui, perché mi andava di utilizzarla. Ragazzi, mi sono truccata all'incirca le 3, non si è spostato niente di, cioè i colori sono sempre belli. Ve la rifaccio vedere se non ve la ricordate. È pazzesca, questa palette mi piace da morire, ha dei colori fenomenali, c'è cioè da giocare proprio. È bellissima, è una palette per me completa. Ovvio che per andarci in un viaggio a portarmela mi scoccerebbe, perché a parte che è un po' grande e ingombrante, però ho paura, non si può rompersi, non credo, perché è tutta in cartone, ma ho un po' di paura. Non è una palette che costa poco, quindi preferirei prendermi due trucchi, tipo una palette di Sleek che è qui 10 euro, oppure di Makeup Revolution, che sono buone anche quelle, più che lei che costa un pochino. E ovviamente non ho una base di fondo, ho usato una crema colorata che ce l'avevo in casa e ho voluto cominciare a utilizzarla, è già la terza volta, vedo che mi va bene, ma perché? Perché ha un fattore di protezione, un 20 SPF sunscreen, è una CC Cream and Color di marchio Sephora, io non so se si ritrova ancora, io ce l'ho in casa da un anno o due, era integra, poi ho detto, caspita, anche se non è aperta, però ha 6 mesi, io questa qua poi me l'ho portato verso l'inverno, se non ho imperfezioni sulla pelle, con un po' di correttore, questa qui è ottima, e leggermente lascia la pelle leggermente cia luminosa. Credo che questa composizione bianca è un po' perlescente. Poi ho utilizzato, e poi lo metterò forse nel mese prossimo, in questo mese. Sì, buonanotte, qua mi casca perché ho dovuto proprio frantumare un po' la cialda oggi perché altrimenti non riuscivo a prelevare il prodotto. Ho messo questa cipria di Essence sopra, no? Get Picture Ready, che è il numero 10 da Selfie Finish, è una cipria, ora vi dico se riesco a trovare, avete un attimo di pazienza. Vabbè, se no lo leggo in inglese, che tanto lo capisco. È una cipria ultra fine e molto leggera, traslucida, compatta, che rimane quasi invisibile sulla pelle, che ha un finish matte. I pori e le linee dovrebbero proprio nascondersi. È un light rosé più che altro, però io vi dico che mi sono trovata bene, lo sto finendo, lo metterò nel mese di questo mese. Credo che non ce l'ho da tanto, però una cipria così finita in fretta mai. Perché mi sono messa a finirla perché a parte che mi piace, però è buona, ragazzi. E niente, poi un po' di blush, un po' di contouring con due cialde di Nabla bruciate qua e là. E sulle labbra invece ho avuto, adesso ho solo il pastello con sopra una specie di strobing con un ombretto liquido. Ho il pastello di neve, ho usato la Orchidea Cherries, questo qua.
è questo rosa nude, perché ho utilizzato l'ombretto metallico, quello lì di MAC, e questo è stato il mio trucco di oggi, che ce l'ho avuto sulle labbra. Quindi ho utilizzato in combo, perché tanto si sposano bene. E non lo so se riuscite a vedere, è un ombretto molto bello e mi piace, perché pensavo che su questo trucco, che non è tanto leggero, perché sono combinazioni di viola e blu, è questo che ho usato come colori, non ci voleva un rossetto troppo vivace, perché, ma perché lo metto sì. Facevo la stupidata di metterlo, perché ho la mania che certe volte i prodotti nuovi me le tengo nelle scatole. E niente, questo è stato il mio trucco, che me lo sono fatto perché faceva caldo, e poi più che altro a me, ragazzi, piace molto quella palette di Kat Von D. Ok, passiamo ai prodotti finiti. Ce ne sono un bel po'. Però io vi spiego sempre che certi prodotti non è che li ho finiti in tutto l'arco del mese, magari erano già cominciati e li ho finiti in questo mese. Ad esempio questa crema, buonanotte, questa maschera della Planet Spa, della Avon, meno male che ce n'è un'altra perché mi piace un sacco. Se avete la possibilità di reperirla tramite una rappresentatrice, compratevela, perché è molto buona. È una maschera a base, maschera termale a base di argilla di Gasaul, non so che zona sia. È una bu maschera buona per la pelle mista. Si lascia solo 5 minuti in posa, non si fa più di. Boh, aspettate. Non c'è scritto quante volte va usata, ma comunque io lo uso 2-3 volte a settimana. Quindi fate il conto che se lo usate 2-3 volte a settimana, in un arco di un mese, 2 mesi, io credo che in 2 mesi l'ho finita questa. Ne ho un'altra, però non lo comincio adesso, perché mi sono messa altre maschere per la pelle un po' più mista, un po' più per i pori. Comunque, non mi ricordo, io quando le comprai le avevo comprate magari, perché di solito queste qua possono arrivarci anche a 7 euro, se non anche di più, però vabbè, è una maschera. Io le avevo prese con l'offerta comunque, perché sempre l'Avon faceva le offerte, tanto se ve la beccate prendetevela, è molto buona. Quindi finita questa. Poi pesco i prodotti a random, perché ne ho qua due cestini. Un bagnoschiuma, che l'ho finito. Io ne finisco tanti di bagnoschiuma, perché in bagno non mi piace averci soltanto uno, ne ho anche tre o quattro, e quindi li vado a girare in base alle mie esigenze e a come ho voglia. Ma siccome questo qua era di inverno, è invernale, cioè l'avrei dovuto usare in inverno, a Natale, perché è una collezione natalizia Frosted Berry Cake. Del brand che veniamo è un 300 ml della Oriflame. Mi è piaciuto un sacco, buonissimo. Ovviamente non lo reperite adesso, perché si trova tramite catalogo, è sempre in periodo invernale, ma io l'ho usato, me ne sono fregato, cioè è da lavarci. Poi questo mese sì, perché facendomi 100.000 docce al giorno, ovviamente io quando vado in giro e sento gente che puzza, cioè divento ancora più fissata con queste ascelle. E bensì, sto mese stranamente ne ho finiti due di questi qua, lo sapete, le prendo sempre, li amo, sono i miei preferiti. Oggi infatti mi sono fatta di nuovo la scorta, però ne ho presi due che sono usciti nuovi, uno a talco e un altro non so che
profumazione, e poi uno di questo, che anche questo era per le pelli sensibili, sempre questo contenitore, ma per le pelli sensibili. Ora non mi ricordo, e questi due, più che ne avevo un altro che era già cominciato da un po' e ho dovuto finirlo perché ho finito quello, anche questo ne è rimasto un po', però non è buono, delicato, dalla Neutromed, però ce l'avevo da un po' questo in casa. Però vi dico che come profumazione è buono tutto quanto, ma non dura, cioè non trattiene, c'è scritto 48 ore, ma su di me non mi sembra che, non lo so perché, non mi sembra che mi tiene tanto le ascelle profumate, cioè nel senso, ho l'impressione che dopo qualche ora se ne va, c'è l'odore. Invece questo qua, ragazzi, vi giuro che anche se sudate abbondantemente, questo qua veramente, cioè, sembra che penetra nei pori della pelle, cioè rimane lì. Comunque, non è male neanche questo. Questo qua, ad esempio, io l'avevo comprato perché in inverno è diverso, e in inverno ci può andare. È la linea Sensitive, quella delicata. Ok, poi sì, mi capita comprare anche al supermercato, perché no? Questo è un shampoo Color Shine della linea Pro Vitamin CN e della Lidl. Non è male, mi piace, lascia i capelli freschi, costa poco. Se mi capita me lo prendo, ma non è che ci vado. L'ho comprato, l'ho finito, e ora mi pare di aver finito anche un altro. Sì, ce l'ho anche 2 in 1 shampoo insieme col come si chiama, il balsamo, 2 in 1 shampoo e conditioner, sempre della linea Color Shine. Non costa, non sono prodotti che costano tanto e sono buoni, cioè a me mi sono piaciuti. Le trovate a Lidl. Poi uno di questo qua della Cosmia, salviette struccanti. Sapete che non mi strucco con queste, le uso solo per gli swatch, cose varie, pulire pennelli, cavolate. Raramente io mi strucco con le salviette, se per caso, che ne so, un trucco pesante o mi trovo in circostanze che sono fuori e mi serve di struccarmi un viaggio che non mi vuole portare le cose per struccaggio, allora magari vado sulle salviette struccanti, ma io non, di solito non mi strucco con queste. Questa marca qui l'ho trovate, Cosmia, l'ho trovate che non è male per niente. L'ho trovate a Lila Pua, non costa neanche tanto, sono 25 salviette e qua è indicata per tutti i tipi di pelle. Poi qua ce n'ho ancora un po', però ormai non riesco a togliere il prodotto. È un latte profumato per il corpo della Yves Rocher, che l'ho finito. Il profumo era Evidence, e ovviamente anche la profumazione, non so se vi ricordate che tra i miei prodotti finiti di qualche mese fa vi feci vedere il bagno schiuma di questo. È un profumo molto buono, se vi capita e vi piace la fragranza, e rimane, vi dico che rimane molto molto sulla pelle, anche come bagno schiuma, come crema corpo, ma anche il profumo. Vi capita andare dalla Yves Rocher e vi piace la fragranza, acquistatela che è molto buona. Poi, ecco, quando io parlavo l'altra volta, una volta in un video, dei campioni che ce li avete in casa, tipo così, bustine, è meglio di utilizzare di non tenere lì che fanno una muffa, cioè una vita, perché vi può capitare che magari il prodotto si guasta dentro, perché sono quantità piccole e magari col caldo, che ne so, il prodotto, io certe volte. Anche quando mi è andato il prodotto in profumeria, non ho trovato, ho trovato l'odore sgradevole, tipo di rancido. Mi è successo con questa,
con tipo l'argilla che odorava leggermente, perché questo qua è un prodotto in combo, cioè un detergente che si può mettere l'argilla separatamente come una maschera o il detergente che è una specie di olio per farsi la pulizia al viso, ma mescolate tutte e due insieme, cioè l'olio e l'argilla crea una bella cosa, sia maschera detergente insieme, ci si lascia un po' sul viso, poi si inumidisce, vedete che fa una spuma bella abbondante e lascia una pelle stupenda. È un prodotto della Glam Glow, che lo trovate da Sephora, non lo so, ma credo che costa parecchio. Io ne ho avute un paio di queste qua, le ho usate, vi voglio dire che la linea è molto buona, cioè mi ha lasciato la pelle. Però siccome ce l'avevo in casa e l'andavo a testare, ovvio che non sono andata sulla Glam Glow a vedere, ma so che i prodotti della Glam Glow costano, quindi va bene. Poi, finita la crema della Cano, Dr. Canoccas, quella per le pelle mature, cioè per anti-aging, che io l'ho utilizzata solo e esclusivamente per la sera, solo per la notte, proprio non c'è più niente. Vi dico che questa sì, l'ho fatta esattamente un mese, perché messa sera per sera. Un mese, 50 ml, molto buona. Un costo è un prodotto vegano, quindi qua una volta acquistato va già anche usato. Non tenerlo tanto in casa perché questi prodotti si guastano primi. Io sinceramente, se mi capita, me lo riprenderai. Quando lo acquistai, mi pare che intorno ai 6 euro. 6 euro per una crema del genere, guardate che non è tanto. Cioè. La trovate sul sito, io l'acquisto dal sito Bio Boutique La Rosa Canina, però se vi interessa andate su Google e cercate Dr. Canoccas. Non ha soltanto prodotti, vengono dall'est, questa linea qua, non ha soltanto i prodotti viso, c'ha cioè anche i tonici. Io non so, mi pare che aveva anche altre cose, oli, cose. Ce n'è una varietà di prodotti, questo dottore, diciamo, questa casa qui. Poi, questo che ogni tanto sì, mi capita di finire strano, perché di solito le butto in genere, perché o si seccano o hanno odore sgradevole, cioè nel senso si guastano. Ho finito un mascara che ci ha dato dentro parecchie, non è finito nell'arco di un mese, però comunque l'ho messo nel mese di giugno, perché questo mese l'ho finito, anzi settimana scorsa, e questo qua del brand Oriflame, della gamma The One, Eyes Wide Open, vi giuro che credo che batte anche i brand un po' più alti. Prima di tutto è per lo scovolino, perché a me scovolino di questo genere, tipo fatto così, assomiglia leggermente, sapete chi assomiglia? Alla Pupa Vamp. Se avete presente il mascara di Pupa Vamp, assomiglia molto a quello e mi fa le ciglia, infatti non ho altri tipi in casa, lo utilizzerei. Ma il fatto che non ha lo scovolino in elastomere, cioè in quella plastica, non so se sapete com'è, ora vi faccio vedere la differenza. È il classico scovolino da mascara, anche che se ha la punta più sottile e la parte di sotto più cicciotta, ma è per fare allungamento, perché tanto lavorate molto bene anche sulla parte di qua davanti, questa punta sottile vi consente di lavorarci sotto bene anche nella parte dell'inizio dell'occhio, e questa ovviamente sulle ciglia più grandi. E quando parlavo del scovolino nell'elastomere, vi faccio vedere, ma io con questo mi trovo abbastanza bene, cioè nel senso che riesco a utilizzarlo. Questo è un scovolino stranissimo, della L'Oreal, Million Ciglia Farfalla, qualcosa del genere che non mi ricordo. E questo è questo scovolino nell'elastomere. Non guardate che questo è un scovolino molto, ma molto particolare.
Ecco, ora non so se ce l'ho qualcosa qui anche da Kiko, perché avevo tre mascara colorati, ma non ho idea. Sì, ecco, al limite vi faccio vedere sul mascara dalla Kiko. Questo blu che si vede, vedete, il prodotto in elastomere è quello, scovolino, scusate, in elastomere è quello in, diciamo, in quel tipo di gomma, plastica, cose del genere. A me non piace quello, prima di tutto, non lo so, non mi piace, basta. Preferisco quelli tipo quei, spatolini tipo, scovolini tipo ai paletti, così. Comunque, prodotto finito, ottimo, lo consiglio, reperibile sempre tramite catalogo, non lo trovate in commercio, chi è interessata sa come cercare. Di questi ne ho fatti un paio e poi credo che alla fine dovrei farci una visita da Sephora. Ne ho avute qualche campione, ce n'ho ancora, però vi faccio vedere questo che ha un profumo e si assorbe. È un gel corpo proprio che ho di solito d'estate. Ho già detto che mi piacciono i latte corpo, quelli leggeri o i prodotti in gel. È della Sephora, di questa linea qua. Vi dico che è buonissimo, mi piace un sacco. Rinfresca esattamente come c'è scritto. Proprio riporta tutto, rinfresca la pelle e non lo so, anche un buon profumo. A me mi è piaciuto. Protein gel, poi è ricco di aloe vera, è molto buono. Poi vorrei andare a prendermelo per avercelo in casa, perché adesso protein gel non ne ho tantissimi. Poi un'altra maschera che l'ho finita. Anche questa mi riparto in genere, ragazze, con le maschere che le vedete in flacconcini. Fate il conto che io non le finisco tutte in un mese, quindi, ma se le finisco nel mese in quale devo fare il video, tipo il mese di giugno, lo introduco nei prodotti finiti del mese di giugno. Ecco. Questo è sempre del brand Oriflame. È dalla linea Swedish Spa, è un prodotto, ovviamente, una maschera purificante per il viso. Anche questa è all'argilla verde, è una cosa da fine mondo, lascia una pelle bellissima, cioè, dovrete provarlo. Ne ha poco di prodotto, 50 ml, ma ovviamente non è una maschera che... Cioè, vi basta per un mese, perché anche questa, essendo per le pelli impure, non sempre per le pelli impure, però si può utilizzare anche altri tipi di pelle, però io l'ho usata più per il mio viso, però lo raccomando a tutte chi la vuole provare. È una maschera purificante, quindi anche se tu non hai la pelle come me mista grassa, una maschera purificante, anche se hai la pelle secca, è meglio perché purifica i pori e tira fuori tutte le schifezze che ce l'avevamo sotto. Raccomando, costa pochissimo, ed è ottimo. Poi vi faccio vedere un prodotto, però questo qua è reperibile tramite farmacie della SVR. È una crema sebole regolatrice che aiuta a mattificare i pori del viso. È un trattamento praticamente opacizzante, seboregolatore, antidilatazione pori. È utilizzato per la pelle mista e grassa. Si può utilizzare sia la mattina o alla sera e può essere anche utilizzato come base trucco. È un prodotto ottimo. Non saprei dirvi, io l'ho preso in farmacia, costo forse intorno entro 15 euro, mi pare, non costa tanto, comunque. E poi se le vostre farmacie o nelle vostre farmacie avete dei sconti, io mi pare di averla pagato su 9 euro. Comunque non è tanto, perché è un prodotto di farmacia a 40 ml, 12 mesi di PAO, ma è ottima. Io ne ho un'altra. Poi vedrò, adesso sto utilizzando quella a T3 e quindi finché non finisco quella non mi ci butto, non mi apro 100.000 creme, perché poi, però ovviamente va utilizzata anche quella. Parliamo sempre di maschere, perché siamo sempre, io mi sto facendo ultimamente maschere di tutti i tipi colori.
Ragazzi, vi voglio dire che questa è la fine del mondo. Sono andata a Costa un po' sul sito. Io ne ho 6-7 campioni in casa, me ne sono fatte 3 fino adesso. Le altre me le tengo per giorni, diciamo, quando ho eventi, cose del genere. È una maschera di Dior della linea Hydra Life, rose, all'argilla rosa. Vi voglio dire che questa io non l'ho mai trovata. Non è maschera, questa sembra una specie di crema proprio abbellente che fa proprio vedere venire il viso dopo che la togliete. Luminoso, mattificato, non lo so, pelle di bebè fa venire, cioè a me è piaciuto un sacco questa, non si sente neanche, non dà nessun problema io che ho la pelle, perché certe maschere purificanti certe volte sento che mi pizzicano leggermente il viso, e invece questa no, questa è stupenda, se vi va di sprecare i soldi, cioè andare nel senso su un prodotto che... Volete, io la raccomando, è di lusso vero, però è buona. Qui non, cioè Dior non si smentisce, magari sui certe cose di make-up ce l'ho che non mi piace, ma io ho già detto creme, profumi, maschere, tutta la roba di skincare a me piace della Dior, perché no? Poi un'altra maschera, questa qua. Era una maschera illuminante e boh, dovrebbe a base di perle. Sono quelle maschere in tessuto, credo che le conosciate tutte dalla Sephora. Queste qua, se vi capitano, prendetele che sono ottime, ottime, ottime. Non so se ce n'è ancora una UB in casa, e poi le ho finite, ma ogni tanto la Sephora fa dei pacchetti tipo 10 a un tot di soldi, quindi certe volte le trovate anche ai prezzi buoni. Sono quelle maschere che hanno un tessuto che hanno proprio la forma del viso. Poi finalmente è a malincuore perché ora mi terrò solo il tappo per ricordo, ho finito il profumo Roberto Cavalli. Questo qua che era fatto in edizione limitata, per quello che ho detto che mi tengo il tappo perché c'è scritto proprio qui, era proprio buonissimo. A me piace i profumi di Cavalli. Poi guardate un po', ditemi voi se questa affare qua si sembra pazza, ma il tappo è una sciccheria. Infatti lo metterò qua come sopra mobile sul mio, e il profumo era stupendo. Ce l'ho da tanti anni, io non so neanche se si trova ancora, però l'ho finito, basta, ce lo cacciamo via. Questo non è finito, neanche cominciato a dire la verità, ma come una cretina che sono, perché lo riconosco, certe volte a me succede. È un balsamo Lavra della Caudalie che io comprai una volta quando fu, fece l'ultima volta a Parigi, in una farmacia. C'erano dei pacchetti fatti dalla Caudalie, essendo che era in periodo fresco, crema mani con burro cacao, quel tipo formato da borsetta, vabbè, il burro cacao e il formato normale, ma la crema era di un 30 ml. Io mi sono comprata un paio di queste, le creme le ho finite, ne ho finite anche due, ma mi era avanzato questo. Invece che utilizzarlo questo inverno, che mi sono attaccata altre cavolate, l'ho mollato lì e vi giuro che adesso ho odore di rancido perché si è guastato il prodotto ed è nuovo. Guardate che c'è anche, sembra che è sudato perché ovviamente a 9 mesi di vita sto qua, è già stato l'ho aperto, poverino, io in Francia sono andata quasi 2 anni fa, perciò è da buttare. Un peccato perché
o da lì ha delle cose molto belle. In Francia, voglio dire che hanno questo tipo di farmacie tipo supermercato dove vai e scaffali e ti scegli quello che ti interessa, ti metti in cestino, poi passi alla cassa e paghi. E trovi queste anche formate. Ad esempio, mi ricordo che avevo preso dalla Roche-Posay delle acque micellare tipo a 750 ml, con poco, cioè prati by pack, dove tipo sono due, che le pagavi a un tot di soldi, cioè un prodotto molto conveniente con i pacchetti. Poi bagno schiuma, qua ne ho finiti parecchi, perché tranne quello che vi ho fatto vedere, un altro che questo qua, ragazzi, è la fine del mondo. Cioè, non lo so, io ho anche la saponetta, prima o poi me lo uso, perché a volte mi lavo anche con la saponetta solida sul corpo. Questa è una cosa. Non avete idea, se potete sentire tramite lo schermo l'odore, è sempre del brand che vendo, della linea Floral Embrance. È un prodotto nuovo, uscito, non è uscito, è da qualche mese. Già mi sta la crema a mani, o per il corpo, non mi ricordo, vedete che buona venditrice sono, gel doccia e saponetta solida. Però, ragazzi, sono 250 ml di prodotto. Io non so, mi lavavo giusto con lui, giusto perché ha un profumo florale, dolce. Sembra se avete mangiato il miele al tiglio, quel ovvio che non l'ho assaggiato, per carità di Dio, ma il profumo mi porta a quel o profumo di tiglio così, ed è molto buono, non costa neanche adesso tanto. Poi, sempre del brand, questo l'ho già fatto vedere, ma mi pare che ve l'avevo fatto vedere nella versione fragola. Invece questo qua è lampone, è un esfoliante che qua purtroppo non sono più riuscita a togliere l'ultima goccia, perché non esce più tanto. È un esfoliante corpo, sempre del brand Oriflame. Invece questo qua è alla menta e lampone. Anche questo vi voglio dire che certe volte io me lo usavo anche d'inverno, quando avevo caldo, perché certe volte mi viene caldo anche d'inverno. Ecco, sono un po' così. Questo rinfresca, ma rinfresca di brutto, cioè quelle microparticelle, se riuscite a vedere le verdi che si intravedono qua, che sono quelle praticamente alla menta, quando si fondono con la pelle, ovviamente cosa fate? Andate sotto il jet nella doccia, jet di acqua calda, vi scaldate bene il corpo, anche se fa caldo estate, non c'entra niente. Aspettate un attimino, vi mettete il prodotto, ve lo massaggiate bene, lasciate che agisce un po' sulla pelle e poi rimettete di nuovo a massaggiare energicamente. E vedrete quando sciacquate che pelle vi viene, ma che freschezza avete. Io non so, per me è una coccola questa cosa. Anche quello alla fragola è molto buono, però questo qua lampone non so perché mi è piaciuto un po' di più, ma non di odore, ecco, è questione olfattiva, non è perché sia la consistenza sia il modo di come agisce il prodotto è uguale, cambia soltanto l'olfatto, cioè lampone odora in un altro modo e la fragola in un altro. Sono entrambe buone come odore, ma mi è piaciuto di più il lampone. Questo qua che ho scoperto da poco, che l'ho preso questo mese, che ho anche l'acqua corporale, che l'ho preso in farmacia, che c'era sempre il pacchetto bagno crema più insieme al elisir, questo qua non l'ho finito, dolcezza delicata elisir corpo, poi ne avevo preso anche alla rosa, i petali di rosa, ma non mi sono attaccata ancora, ho provato questo. Se avete la possibilità di trovare nelle vostre farmacie la linea Eufytra, andatevelo a prendere. C'è questa profumazione a petalo di rosa e se non ricordo c'era un'altra, se non ero tanto. Io non ho mai visto un bagno crema, perché è proprio una crema, come quelle tipo dalla Nivea, diciamo, ma a parte il profumo,
Quando lo mettete sulla pelle, cioè come vi lascia la pelle, non c'è più bisogno poi di fare idratazione con la crema o col gel o con altre latte corpo. Io non so, me lo sono spappolato, l'ho finito, ma ottimo, ottimo, un prezzo. No, mi pare che vi avevo fatto vedere nel mio piccolo shopping, in un haul, bagno crema insieme al prodotto per il corpo 660, quindi non è tanto, cioè per dire che poi l'Eufidra è un marchio abbastanza, cioè io parlo che i trucchi sono un po' costosi, ecco. Poi anche la linea per capelli, l'Eufidra, cioè ho visto le tinte capelli, ecco. Ovviamente vi annoio sempre con i miei dischetti struccanti, stavolta appunto questi qua della CM70, e poi sì che siamo, abbiamo, ogni tanto ci andiamo anche noi a questo negozio, ma è un po' lontano dalla parte della città, dalla Risparmio Casa, che non sono male per niente questi qua, sono 60 dischetti, ma mi piace perché questi qua ha una cosa strana, cioè qua ci fa vedere lato struccante e lato tonificante, cioè nel senso, qui questa parte qua, quando voi mettete latte detergente o l'acqua micellare, quello che vi usate per lo struccaggio, praticamente rimuove bene, invece questo qua è più liscia, più morbida, per mettere il tonico o passare tipo latte detergente, ma non per struccare, latte detergente anche per una specie di pulizia, ecco. Perché magari vi struccate anche con latte detergente, non lo so, vi pulite, ecco. Poi questo è uno già l'intimo, si è comprato dall'Atticotà, ve lo volevo far vedere perché è molto buono, l'ho trovato molto delicato. Ovviamente questo qua l'abbiamo finito in due, cioè io e mio marito ovviamente, perché utilizziamo lo stesso detergente intimo, e ha il profumo di malva e camomilla, e la marca è Simmons. Io non l'ho mai conosciuta sta marca, l'avevo preso per scherzo, costava poco, era anche in offerta, mi pare a 79 centesimi, non mi ricordo, quando lo comprai mese scorso, e vi dico che è buonissimo, mi è sembrato per scherzo, chissà che cosa sarà, è buonissimo, vi dico, se utilizzate, perché non lo so, c'è gente che non usa, magari usa la saponetta solida, ve lo raccomando, è molto buono, l'abbiamo trovato alla Ticotà, ecco. Poi, altre due cose, e vi lascio in pace, infatti finite, vi devo fare soltanto una cosa, e poi abbiamo finito. Vi raccomando un'altra maschera, perché ho detto vado di maschere tantissimo questo periodo. La linea Equilibra, ecco, perché mi sbaglio sempre. Prodotti sempre naturali, vegani, cose del genere. Questa è una maschera purificante viso. Sì, mi direte, vai sempre su questa. Beh, che devo fare? La mia pelle è questa. E ha cetriolo e aloe vera. Io ovviamente ho utilizzato solo una parte perché ci sono due bustine. Io ho utilizzato una bustina, non un'altra. Buono, mi ha pizzicato pochissimo, ma probabilmente è normale. Comunque, dopo che mi sono lavata, mi ha lasciato una pelle buona, cioè wow, diciamo anche questa. Poi, non lo so se vi ricordate che vi avevo fatto vedere nell'un piccolo haul, mi ricordo, due sieri che l'avevo presi. Questo qua era siero di bellezza, viso quello décolleté, all'olio di argan della Leo Crema, che ho detto che era un siero low cost, che costava pochissimo. Io l'ho finito, 50 ml di prodotto, l'ho finito esattamente in un mese, non so come mai, me lo sono dato sia mattina che sera, ecco, forse anche per quello. Però comunque, di solito i sieri, fate il conto che sono 30 ml, ragazzi, dopo una settimana, io dopo, vi giuro, dopo una settimana ho già visto il miglioramento, cioè l'ho utilizzato sia anche col décolleté, forse però 50 ml ci sta, perché se c'è il viso, colo e décolleté, ci vuole una quantità maggiore di prodotto. Ecco,
Buonissimo, ora vado a ripescarmelo perché niente, leggerissimo, si assorbe bene, o bensì che c'ho questo qua che è ancora più ottimo, ma non credo che fa le stesse cose. Questo io lo uso come prodotto base trucco, anche se ha un costo un po' più elevato, però questo qua vi dico che oggi ero passata l'antidota. Quando sai come tu non puoi prendere, poi io ero un po' intubante, cioè un po' nel pensiero perché io non l'ho preso da Tigotà, l'avevo preso da Lillapois e l'Alilapua costava di meno, sui 5 euro qualcosa. Quindi ho già Tigotà, l'ho visto su 8 euro. Ora non lo so se quando l'avevo acquistato era in offerta che finiva, perché allo stand io non ho visto soltanto lui, non avevo più visto degli altri. Probabilmente riassortiscono o certe volte Lillapois rigira sempre i prodotti e certe linee non le riprendono e quando svendono le linee li mettono ai prezzi bassi, cioè le trovate e non fa niente, poi vedrò, però io me lo vado a riprendere e è molto buono sulla mia pelle, io ho visto i risultati, vi giuro, molto molto buono. Ora sto utilizzando un gel all'acido ialuronico a base di a posto di diciamo di siero per la sera prima della crema notte, ma perché ce l'ho anche quello in casa da un po', è della linea Collagenil, sempre quella la linea che si trova in farmacia, ma lo volevo sono 30 ml di prodotto, ma ho visto che essendo anche un prodotto in gel va di fretta veloce anche quello, non so perché, come mai, mi sono anche domandata sinceramente, però comunque è molto buono e mi aiuta molto la pelle perché anche se ho la pelle grassa l'idratazione ci vuole. Ok, con i prodotti finiti, io ho tra virgolette finito, cioè nel senso ho finito il video. Però vi volevo far vedere, siccome mi ripeto, ero andata a Tigotà oggi in un carrello cercando dei cesti enormi, ho visto una specie di specie. Ho visto queste confezioni così carine, dove c'era scritto Eau de Parfum, 2,50 euro. Ho detto, sarà una scioccheria. Io avevo sentito questo qua, Mask Sexy, che dalla Ulrich de Varens Paris, io ho dei profumi francesi che vengono da Parigi, che sono fatti in Francia, mi sono sempre fidata. Questo ha un po' di 36 mesi, ma quando mai? Sono i classici profumi da borsetta, ma io ho sentito solo questo perché quegli altri due li ho presi diciamo al buio, perché mi sono guidata dalla scritta di cosa contiene la fragranza, perché la fragranza non l'ho sentita, ho sentito soltanto questo Mask Sexy, ragazzi, e sono rimasta sbalordita dall'odore, cioè buonissimo. Il prodotto in sé è così, sono 20 ml di prodotto, ovviamente io non so, è vetro, sì, è vetro, non è chissà che, però guardate un po', ha un bel pack carino. Però l'odore è pazzesco, cioè, non so, a me piace. Come profumo da borsetta, io sapete che non metto d'estate profumi in genere forte, ma Eau de Parfum, 2,50 euro, cioè, da borsetta. Ho detto, me lo sono preso perché a questa antichità che sono andata non era nella mia città, sono andata fuori città, e quindi non so se le troverò nella Tigotà, nella mia zona. Buonissimo, buonissimo. Più che altro mi ha colpito il pack, cioè guardate un po' che scatole carine, cioè. Molto, cioè, la farfalla, questo qua è un fucsia. Poi c'è un altro, perché ho detto Ulrich de Varens Paris, perché credo che questo è quello che ha creato questi profumi, no? Questo qua invece è Candy Dream. Questo non so come odora sinceramente perché io non ho spiegato soltanto quello il prodotto in sé è sempre in vetro, è così, questo è su un viola e qui c'è il cuoricino quel po' anche sulla scatola riprende la stessa
cosa, ora me lo sputo da quest'altro lato, sì, ora odorerò di profumi. Sì, questo è dolcissimo e sa di c'è scritto Candy Dream, sa di caramelle, proprio delle classiche, quelle caramelle buonissime, dolcissime, tipo quei bastoncini di zucchero, ecco. Perché vi spiego, all'inizio sentite un impatto di alcol, ma non vi spaventate se avete l'occasione di prendervi l'eco, perché poi sapete, vi ho già spiegato una volta quando ho fatto la collezione dei miei profumi, se non sapete andate a vedere il video. La fragranza, l'ultima nota si sente dopo, quindi ci deve passare un bel po' di tempo. Vedo certe volte le donne se le spruzzano qua i polsi e fanno così. Sì, si fa così perché in genere la fragranza diciamo le note di testa magari svaniscono più veloce, essendo anche magari diciamo una parte alcolica, e rimane magari il cuore e il fondo e quello finale che magari dopo qualche ora lo sentite. Perché già questo che ho spruzzato il primo, il Mask Sexy, è proprio quell'odore che io l'ho sentito. Sapete la mia pecca che vado a prendere, prelevo e annuso il tappo, è proprio la fragranza che è di cuore, di fondo, no? Ovvio. Beh, e questo qua ormai la parte alcolica è andata e si sentono proprio le caramelle, cioè l'odore di caramelle. E poi l'ultimo era la Vanilla Darling. Spero che sia la vaniglia, che ha un gelato qui come diciamo disegno. E questo qua non saprei, è giallo, non saprei dove spruzzarlo perché strano, lo spruzzo qua. Sì, è la classica vaniglia che a mio marito cattivo oggi sniffava i bagni spuma quelli. C'era le Petite Marseille, se non dico male, la casa, che è una casa molto buona francese di bagni spuma. E lui adorava il flacone diciamo del bagno schiuma, quella alla vaniglia, perché gli piace molto l'odore. E poi lo so che quando io mi metto il profumo o le creme alla vaniglia, ad esempio, adesso abbiamo un bagno che lo deve finire perché l'ho lasciata alla fine e l'ho lasciata a lui. Una crema, un latte corpo della Yves Rocher alla vaniglia di Borgogna. Non avete idea come odora quella, cioè è proprio vaniglia pura. Sì, è buonissimo. Madonna, ma tutti e tre, vi giuro, forse quello lì a Candy, non lo so, qua mi dà l'idea di un po', che alla fine sembra un po' di detersivo, boh, sembra un po' di detersivo, forse che a me queste caramelle così in genere non piacciono, l'odore di caramelle, però Mask Sexy e Vanilla sono, Vanilla Darling, sono la fine del mondo, cioè. Non lo so, credo che questo qua non è che mi piace tanto, lo regalerò, ma questi due qua, se me le becco nella mia città, vado a comprarne due, ovviamente da solo. Niente, belli, non mi ricordo, penso che nel cesto io ne ho visti solo questi, ovvio che era anche di corsa, però comunque ad 1,50 euro vi dico che ne vale la pena, cioè, non so, sono rimasta molto, molto non scioccata, perché io lo so che i profumi francesi sono molto buoni, però non a 0,50 euro da borsetta adesso che fa caldo, magari lo mettete lì, mettete un puff quando vi volete dare una rinfrescata, perché se siete come me che usate le acque corporali oppure le Eau de Cire del corpo, non vi date dei profumi. Ovviamente dopo un po' o le acque di toilette, dopo qualche ora che siete fuori, svaniscono, e se vi mettete un profumo del genere in borsetta, magari vi date una rinfrescata. State attenti, lo dico sempre, questi qua non sono, li ho testati,
per vedere se macchiano, ma in genere i profumi sapete che macchiano specialmente sui tessuti chiari, quindi state attenti che non vi lascia l'alone di profumo, buonissimi. Cioè, proprio qua questo braccio mi fa morire. Questo un po' meno, perché non lo so perché al mio olfatto, dopo un po' questo qua mi ha dato l'odore, l'impressione di detersivo, non lo so perché, ho una idea di... Poi magari ve lo dirò, lo testerò per bene e ve lo dirò. Ok ragazzi, già abbiamo fatto il video abbastanza lungo, io vi saluto. Questi sono stati i miei prodotti. Se avete qualcosa finiti, vi ho fatto vedere anche una piccola novità. Sì, buonanotte, qua mi svolazza tutto. Sì, l'ho fatto il 1° di luglio perché non volevo più aspettare, perché tutta sta robaccia che qui vuota lo devo scartare, va nello scarto, cioè alla spazzatura, tipo a smistare plastica, cose varie. E niente, poi ci vediamo col prossimo video con cose che ci aggiorneremo, ecco. Niente, vi mando un bacione e spero che il video vi è stato del vostro gradimento. Magari avete preso qualche spunto, iscrivetevi sul canale se non l'avete fatto ancora, perché qui trovate sempre delle cose carine e dei video interessanti. Non lo so se siete approcciate oppure appassionate del mondo del beauty e make up come me. Un bacione a tutte voi.